Non è un incanto? Madame, ora sarete contenta di essere venuta in Egitto? Mai più. Se non fosse per Mademoiselle, vi pregherei di riportarmi subito indietro. Ma non dite così, vedrete che qui vi troverete benone. In Africa? Fra i leoni? Non negherete che ci sono leoni? Ne ho visti due nel giardino del viceré. Mondi, anche lì. Ma li lasciano girare in libertà. Non abbiate paura, erano in gabbia e sono i soli due leoni che abbia mai visto in Egitto. Comunque non potrete negare che per una ragazza come Mademoiselle Leila lasciare Parigi per questo deserto è una follia. Ma suo padre era egiziano e suo nonno le ha lasciato una sostanza enorme. Voi lo conoscevate, questo famoso nonno? Ahmed Pasha. Chi non lo conosceva? Le sue proprietà sono più vaste di una provincia francese. E come mai suo figlio non rimase con lui? Che volete, casi della vita. Sapete come sono i giovani. Il padre lo mandò in Francia a studiare, lui si innamorò e prese moglie. E il vecchio non gli perdono mai il matrimonio con una straniera. Uomo senza cuore. Anche questo non è esatto. La prova migliore è il suo testamento a favore della nipotina che non aveva mai visto. Mademoiselle, lei la merita questo ed altro. Non perché l'abbia allevata io, ma non ho mai conosciuto una ragazza migliore di lei. Ma che esagerazione. Siete riusciti a far firmare la pace tra l'Egitto e questa incorreggibile parigina? No, purtroppo no. Madame è assolutamente ostile al nostro paese. Oh, pensare che io ne sono affascinata. Vedo tutte queste cose per la prima volta eppure mi sembra di riconoscerle una per una. Voi conoscete la casa di mio nonno al Cairo? Altro che? Io non ci sono mai stata. Eppure se chiudo gli occhi credo di poterla descrivere stanza per stanza. Lo studio, per esempio. Una grande sala tutta bianca, con le finestre dei musharabia intagliati come merletti, le pareti tutte decorate, la porta dalla griglia traforata, la strana lampada d'argento che pende dal soffitto e infine il grande ritratto di Ahmed Pasha, col suo tarbuscio scarlatto e la sua bella barba. Non avevo mai osservato bene questo ritratto del vecchio padrone. Non ti pare che sorrida? Ah, può essere soddisfatto. Tra poco sarà qui la sua erede e prenderà possesso di tutto. E ammetto che era riceverla come il più umile dei servi, la cara cugina. Credi, Yusuf, quando ci penso mi si rivolta il sangue. Ti capisco. E spero che la nuova padrona non sia troppo guastata dalla sua educazione europea. Ho sentito dire che in Francia le donne si occupano personalmente dell'amministrazione dei loro beni. Ma che cosa vuoi insinuare? Oh, niente, Ibrahim. Però sarebbe stato prudente provvedere, prima dell'arrivo di tua cugina, a sistemare i bilanci. O almeno in apparenza. Voglio vedere se avrà l'impudenza di criticare il mio operato. Godevo della fiducia del vecchio. Sarebbe il colmo se quella pettegola volesse ficcare il naso in ciò che ho fatto. Se volesse farlo, sarebbe molto spiacevole per te, Ibrahim. Specialmente se la cosa arrivasse alle orecchie del viceré. Io non ne ho colpa. La sua situazione patrimoniale non è più quella di un tempo. L'economia ha i suoi alti e bassi. Oh, d'accordo. Ma la gente che rivede una contabilità fa delle idee così ristrette. Pretende che due e due facciano quattro. E non è facile convincerla del contrario. Credi che mia cugina arriverà a tanto? Oh, mi auguro di no, Ibrahim, però è prudente considerare il lato peggiore delle cose. Ma cosa posso fare? Le persone con le quali sei in rapporti d'affari non potrebbero aiutarti? Il banchiere Miropoulos. Finché credeva che l'erede fossi io, tutto andava bene. Ma adesso che sa come stanno le cose, ha cambiato modi. Però, se tua cugina non avesse tempo di controllare i conti, tutto tornerebbe a posto. Che vuoi dire? Una disgrazia può sempre accadere a chi è nuovo d'un paese. Ma sei impazzito! Non arriverò mai a tanto. Vuol dire che hai un'idea migliore della mia. Ma sì, certo. Troverò qualcosa. Speriamo che sia altrettanto sicura. Eccoci arrivati, Leila. Benvenuta nella tua casa, signore. Questo è Yusuf, cugina, il mio intendente, il tuo, anzi. Lo sarò solo se la padrona vorrà riconfermarmi la sua fiducia. L'avete sin d'ora, Yusuf, vorrei che tutto rimanesse come prima. Ah, puoi contare su di noi, cara cugina. Ti serviremo con la stessa fedeltà con la quale abbiamo servito il nostro antico padrone. Ne sono certa. Vuoi entrare, cugina? Ma
il tuo appartamento, Lei. Ma è magnifico! Sembra di vivere in una favola delle mille e una notte. Cominci a ricrederti finalmente. Ah, no, no, davvero. In questo palazzo incantato non ho ancora visto un armadio. Selika vi farà da guida, sarà la tua cameriera personale, se lo vorrai. Ma certo, vuoi aiutare Madame Selika? Sì, padrone. Una cameriera vestita da fantasma, ma è assurdo! Era l'appartamento di mio padre, vero? Infatti, ho lasciato tutto com'era. Immaginavo che avresti preferito così. È stato un pensiero molto delicato da parte vostra, Ibrahim. Non so dirvi quanto ve ne sia grata. Ma questo è papà. Sì, quando aveva 20 anni. Siamo stati studenti insieme, era un entusiasta. Aveva sempre 100 progetti per la testa. Proprio così. Anche con me non parlava d'altro. Avrebbe voluto fare tanto per il suo paese. Purtroppo il destino glielo impedì. Ora sono io che devo realizzare i suoi sogni. E per questo ho bisogno del vostro aiuto, Ibrahim. Temo che avrai molte delusioni, cugina. Anche Ahmed Pasha aveva dei progetti meravigliosi. Era un uomo molto potente, lui, ed aveva un'autorità quasi illimitata. Ma con tutto ciò dovete rinunciare alla maggior parte delle sue aspirazioni. Ma io non ci voglio rinunciare, e sento che riuscirò. Ammiro il tuo entusiasmo, e ti prometto che sarò al tuo fianco per aiutarti in ogni modo. Grazie, cugino. Ah, dimenticavo. Non sarà molto divertente per te, ma dovrai esaminare i registri dell'amministrazione. Finora me ne sono occupato io, ma adesso... Per carità, continuate voi. E questa è la prima cosa che vi chiedo. Numeri, cifre, conti mi spaventano. Non ne capisco nulla. Come vuoi. Ti sono grato della fiducia. Sono riuscita a sistemare tutto. Selika è davvero una brava ragazza. Credo che potrò farne un'autentica cameriera. Devo proprio dire che quel messia Ibrahim ha provveduto ad ogni cosa. È un tipo straordinario, un autentico gentiluomo. Come vedi, sei sempre il solito corvo di malaugurio. La cuginetta non è che una ragazza con la testa fra le nuvole. È fra le nuvole che si prepara il temporale. Credo sia un po' presto per cantare vittoria. No, d'accordo. Ma almeno ora... ho tutto il tempo per risolvere con calma la mia situazione. Entro un mese avrò sistemato tutto. Sono curioso di sapere come. Il banchiere Miropoulos mi darà il denaro che mi occorre. In cambio della concessione di sfruttamento della miniera di zafiri di Abu Sharif. E una volpe fina come il banchiere crede a quella vecchia leggenda? Leggenda? È un fatto arciprovato. Quella miniera era sfruttata all'epoca dei faraoni. E poi ho inviato sul posto una persona di mia fiducia a fare dei sondaggi con la massima segretezza e col pretesto di cercare acqua per i nuovi pozzi. La miniera non si trova nel territorio dei Beni Amer? E con ciò? La zona è proprietà di mia cugina e la tribù vi accampa solo in virtù di una concessione speciale. Già, che dura da più di un secolo. Non so come reagiranno. Io sono arabo, Ibrahim, e conosco la mentalità della gente del deserto. Se il tuo banchiere è così pazzo da accettare, si troverà in grossi pasticci. E anche tu. Fra pochi giorni arriverà qui lo sceicco Rashid, il capo dei Beni Amer. Verrà a rinnovare il patto con la nuova proprietaria del suo territorio. Gli parlerò... e sono sicuro che ci metteremo d'accordo. Credo che tu ti stia cacciando in una brutta avventura. Chi fa crollare una montagna per nascondere un ciottolo corre rischio di venir travolto. Bene, ci siamo risparmiati un bel po' di lavoro. È davvero una gran scoperta il formicotone. E ora su, presto, presto! Su, svelti voi altri, presto! Manda a prendermi i campioni di roccia e portameli subito. Prima di sera voglio aver lasciato questo deserto. Yalla, andiamo! Muovetevi, fannulloni! Lo sceicco, cosa farà ancora? Quando lo vedo, una paura maledetta, padrone. Oh, a chi lo dici? Allah sia con te, ingegnere. Non aver paura, Gerid, è docile come un agnello. Ho udito uno scoppio. Dai la caccia all'acqua col cannone? Oh, era solo una piccola mina. Ho prelevato gli ultimi campioni di roccia. E cerchi l'acqua lassù. Credevo che si dovesse scavare in basso per trovarla. È così, infatti, ma bisogna esaminare bene tutto il terreno per individuare le falde di acqua. Tu sei un'arca di scienze, ingegnere. Per me è difficile seguirti. Ma è una pazzia cercare acqua da queste parti. Hai trovato qualcosa almeno? Sì, sì, Sheikh. Il mio lavoro è finito, lo vedete, sto partendo. Mi spiace che tu ci lasci. La tua presenza era un diversivo per noi. I matti sono rari nel deserto.
Io spero di aver l'occasione di incontrarvi ancora, Sheikh, in città però. Me lo auguro anch'io. Presto dovrò recarmi al Cairo per rendere omaggio all'erede di Ahmed Pasha. Ah già, naturalmente, è una donna, mi hanno detto. Al-Nedame, molto graziosa anche, a quanto ho sentito dire. Mi auguro che sia altrettanto giusta, visto che il destino ha voluto affidarle tanto potere. Che Allah ti protegga, amico. Mamma, sei stata in ansia per me? Che Allah ti benedica. Il mio cuore è sempre in ansia per te e per lui è faticoso seguire la tua giovinezza. Allora dovrò cercare di andare adagio adagio per non stancarlo. No, no, tu devi correre ed è giusto e io devo aspettarti con pena. Questa è la legge di noi mamme. Siedi, ho preparato il tè. L'ho fatto molto forte, come piace a te. Sei accaldato. Dove sei stato? Raccontami. L'ingegnere tedesco se ne va via. Meno male. E perché? Dava così poco fastidio, poveretto. Sì, ma la gente della sua razza è come il corvo. Quando le cala uno in un posto, altri lo seguono prima o poi. Che cosa vuoi che vengano a fare? A bere l'acqua che dice di aver trovato? Scommetto che non basterebbe a togliere la sete neppure a una formica. Tu vedi pericoli dappertutto, mamma. Spero tu abbia ragione, Rashid. Forse io sono troppo diffidente verso chi non conosco, ma sono in pensiero per te. Di' la verità. Vuoi alludere al mio viaggio? Sei sempre deciso a farlo. Non potresti mandare Saeed al tuo posto? È impossibile. L'uso impone che sia il capo a presentarsi. Mio padre l'ha fatto ogni anno e ora tocca a me. Ma allora era Ahmed Pasha il padrone. Ora è diverso. Tu, lo sceicco dei Beni Amer, discendente di una stirpe di guerrieri, dovresti rendere omaggio a una donna. E cosa faccio ogni volta che entro nella tua tenda? Ma io sono tua madre. Oh, figliolo, se sapessi che tristi presentimenti ho nell'anima. No, non ti crucciare, mamma, non accadrà nulla. L'unica cosa che mi preoccupa è di non mettermi a ridere quando vedrò la nuova padrona, tutta coperta di quei fronzoli stravaganti che avrà portato dall'Europa. Ah, me l'immagino già, con quelle gonne enormi che sembrano tende gonfiate dal vento. Non credevo, Leila, che ti saresti potuta trasformare così. Davvero perfetta. Sembra che tu non abbia mai indossato altri abiti. No, lo dite per complimento. So benissimo che sono ancora impacciata. Ma mi abituerò, vedrete. Non mi direte che volete ricevere i vostri ospiti vestita da fantasma? Ma certo, metterò proprio quest'abito per ricevere i Beni Amer. Non vi capisco. Non vi siete curata della più alta nobiltà di Francia ed ora fate tante storie per dei selvaggi. Oddio. Dei selvaggi? Ma gli antenati dello sceicco Rashid hanno combattuto alle crociate proprio contro quella nobiltà di cui parlate voi, madame. Con la sola differenza che mentre gli altri ora ballano la quadriglia nei salotti di Parigi, lui vive come i suoi avi nel deserto, con la sua spada e il suo cavallo. Fate come volete, io seguirò sempre la moda francese. Poveretto, non sa darsi pace della mia decisione. Tuo nonno sarebbe felice se potesse vederti. Pensa, se fosse ancora qui, i Beni Amer avrebbero da lui il grande annuncio che finalmente l'acqua scorrerà nelle loro terre aride e sabbiose. Gli stava tanto a cuore il benessere di quella povera gente. Non credete che faranno difficoltà? Oh, spero di no. Devono capire che i lavori sono nel loro solo interesse. Avanti. Che vuoi? Mi spiace privarti di questa amabile compagnia, ma la persona che attendevi è arrivata. Ti prego di scusarmi, Leila. Arrivederci, Ibrahim, e grazie. Selika? Ricordati che hai promesso di insegnarmi a cantare in arabo. Hai una voce così dolce, signora, che ti sarà facile imparare. Oh, épatant, épatant. Oh, splendidi, veramente. Non ci sono più dubbi, sono zaffiri dall'acqua più pura. Indubbiamente la cosa è molto interessante. E il giacimento è ricco, secondo il vostro ingegnere? Ricchissimo. Nell'antichità era stato sfruttato usando mezzi primitivi, ma impiegando metodi moderni otterremo risultati sbalorditivi. E chi è al corrente della scoperta? All'infuori di noi tre, nessuno. L'ingegner Meyer ha condotto le ricerche nel modo più discreto. E neanche vostra cugina lo sa?
No. Per lei, come per tutti, i lavori hanno come unico scopo lo scavo di pozzi artesiani per la bonifica della zona. Mia cugina sogna di trasformare i nomadi del deserto in pacifici agricoltori. Bon. È un apostolato per lei. Stando così le cose, l'affare merita seria considerazione. E io sono pronto a trattarlo secondo la vostra richiesta. Ne ero sicuro. Oh, naturalmente voi mi darete garanzia di sfruttamento in piena regola. Oh, su questo siamo già d'accordo, potete contarci. È chiaro che nell'atto firmato da mia cugina non si parlerà di zaffiri, ma di pozzi d'acqua per i poveri beduini. Appunto. La scoperta verrà poi, per caso, e non avrete che a notificarla alle autorità. Avete una mente fertile, Ibrahim. Vostra cugina deve essere soddisfatta di avere un amministratore come voi. Siamo intesi. Io vi pagherò la prima rata appena entrerò in possesso dei documenti. Ma non potreste concedermi un anticipo? No. E innanzitutto deve avere le più complete garanzie. E badate che se sorgessero difficoltà, io mi vedrei costretto a sospendere i pagamenti. Au revoir, mes amis. Che ne dici? Al mio paese si dice che è da imprudenti vendere la pelle del leone prima d'averlo ucciso. Ti protegga, sceicco. È grande l'onore che mi fai sostando alla mia locanda. Ti ringrazio. Vuoi degnarti? Said, vieni con me. Subito, padrone. Tutto è pronto, signore. Ho riservato per te e la tua gente l'alloggio migliore. Sistema la mia scorta e provvedi che non manchi di nulla. Ti rivedrò più tardi. Dove vuoi andare, signore? La notte è troppo bella per chiuderci in una locanda. Faremo un giro in città. Hai ragione, sceicco. La notte è bella e il chiaro di luna è propizio a chi va in cerca di avventure. Le donne sono più belle al chiaro di luna. Vieni. Il palazzo di Ahmed Pasha è questo? Sì. Oltre il muro c'è il parco. Ah, è un vero paradiso. Il vecchio Pasha vi ha raccolto i fiori più rari. Domani vedrai tu stesso le meraviglie che sono racchiuse là dentro. Penso invece che dovrò sopportare l'altezzosa superbia di una ragazza viziata e questo basta guastarmi qualsiasi incanto. Ma è una canzone del deserto. Sì, e non l'ho mai sentita cantare con tanta dolcezza. Chi sarà mai? Ma se il suo volto è bello quanto la sua voce, varrebbe la pena di vederlo. È quello che voglio fare. Ma è una pazzia! Non seccarmi, aiutami piuttosto. Allah ci protegga. Chi siete? Come siete entrato? Ti ho sentito cantare e non ho saputo resistere. Andate via subito o chiamo. È colpa della tua canzone se sono qui. E poi la tua padrona potrebbe credere che tu avessi un convegno. Non fare imprudenze. La mia padrona? Non sei al servizio di Leila Nun? Ah, sì, certo, sì. E che direbbe se sapesse che sei scesa in giardino a quest'ora? Oh, per carità, mi caccerebbe via subito. È così severa? Eppure è giovane e bella, mi hanno detto. Giovane, sì, ma quanto ad essere bella, vi hanno informato male. Ha un tale caratteraccio. La gente della casa trema da quando è arrivata lei. Ah, sì? Siediti e raccontami tutto. Perché ti interessa tanto? Chi sei? Vieni dal deserto, mi pare. Sì. Appartengo alla scorta dello sceicco Rashid. Il capo di Ben Ahmed? Sì. Quello che deve venire domani a trovare la mia padrona. Proprio lui. Un uomo straordinario, si dice. Oh, niente di speciale. Un uomo come me, né più né meno. Me l'ero immaginato diverso. E come, se è lecito? Non so. Personaggio imponente, con due occhi terribili. È una gran barba nera. Presta poco. No, no, lo sceicco è un giovane timido, riservato, discreto. Lui non scalerebbe il muro di un parco di notte per semplice curiosità. Lui? Ma neanche per sogno. Detesta le avventure romantiche. Oh, che delusione. Mi aspettavo di vedere un cavaliere leggendario, audace. Appassionato. No, potrebbe venire qualcuno. La padrona sarebbe capace di farmi frustare, lo sai? Non la conosco ancora, ma mi è già profondamente antipatica. Oh,
Poveretta, che male ti ha fatto? È troppo diversa da noi. Da te. Quando ti ascoltavo cantare, mi sembrava che quella musica ti sgorgasse dal cuore. Vattene, ti supplico. Solo se mi prometti che potrò rivederti. Oh, impossibile. Senti, domani sera, dopo la cerimonia, io verrò qui. Promettimi che ci sarai. Sì, se la mia padrona avrà finito col suo sheik. Al diavolo anche lui. Se non ti troverò, verrò a cercarti ovunque. Ora sono certo che domani sera ti troverò qui. Addio. A domani. A quanto vedo, non è stato risparmiato proprio nulla per sbalordire questi poveri beduini. È stata la padrona a volere che il ricevimento avvenisse col maggior pasto possibile. Desidera che lo sceicco Rashid non le rifiuti ciò che intende chiedere. Ah, deve essere un favore di grande importanza. Importantissimo. Ricerche idriche. Lo sceicco Rashid El Mosul, capo dei Beni Amer. Scusatemi. Sì, il benvenuto, Rashid. Allah ti protegga, Ibrahim. Come vedi, Leila Hanum ha voluto onorare degnamente te e la tua gente. Per mio padre, la gratitudine verso Ahmed Pasha fu sempre un dovere. Desidero continuare questa tradizione nei riguardi di sua nipote. Quando potrò vederla? Eccola. Mi hanno detto che tu vieni da altri paesi, signora, ma guardandoti stento a crederlo. Mio padre mi ha insegnato ad amare questa terra. Il mio cuore mi ha preceduta qui da molto tempo, Rashid. Questa casa è splendida, ma non abbastanza per accogliere un fiore quale sei tu. Siete cortese, sceicco. E quale sarebbe, secondo voi, il luogo più adatto per il fiore di cui parlate? Io lo vedrei in un giardino incantato, dove i raggi della luna scendessero come una pioggia d'argento, filtrando tra il fogliame degli alberi più rari. Purtroppo non riesco a comprendere il fascino di queste cose. Forse qualche tua ancella potrebbe insegnartelo. Davvero, mi piacerebbe sapere chi. Voi la conoscete? Ah, io no. Ma c'è uno della mia scorta che potrebbe indicartelo. Non fidatevi di lui, sceicco, è un terribile bugiardo. Ma i nostri ospiti devono annoiarsi, cugino. Sarebbe davvero imperdonabile da parte nostra. Hai ragione, Leila. Scusami. Confronto alla fanciulla che ho incontrato la notte scorsa. Strano. Mi stupisca sentirvi parlare così. Mi avevano detto che eravate un giovane timido, riservato, discreto. Scommetto che è stata una delle tue ancelle a dirtelo, ma non fidarti di lei. È la più grande ipocrita che abbia mai conosciuto. Thank you.
Vi interessa molto? Non più che a te. Devo rivelarti un segreto. Un giovane della mia scorta ha un convegno nel parco con una delle tue ancestre. È inaudito. E credete che oseranno incontrarsi? Temo di sì. Bisognerebbe andarli a sorprendere e dar loro la lezione che si meritano. Non è venuta. Tutte uguali le donne. Anche lui è mancato l'appuntamento. Non volevo dirtelo, ma sono stato io a proibirglielo. Perché? Per prendere il suo posto. Voi? Lo sceicco Rashid perdere il tempo con un'ancella? Sì, darei quanto possiedo per rivederla. Vi interessa tanto? Più di ogni altra cosa al mondo. Se sapessi com'era bella. I suoi occhi erano pieni di stelle come i tuoi, Leila. Anche il suo volto era come il tuo. E aveva la stessa dolcezza sulle labbra. Dimmi la verità, Zuleima. Dov'è ora mio figlio? Quando tornerà? C'è qualcosa che lo minaccia. Non temere, signora. Nessun pericolo minaccia tuo figlio. Rashid è felice. Ed ha vicino a sé una fanciulla bellissima che ama e da cui è riamato. È questo che temevo. Gli occhi di una madre non hanno bisogno delle tue profezie per leggere la sventura. Indubbiamente è un'idea generosa. Io non ho mai dubitato un istante che voi l'avreste approvata. Dove 100 camelli falliscono, un capello di donna riesce. Non è questo, Ibrahim. E tu puoi comprendermi. Anch'io sogno per il mio popolo un avvenire migliore. Ma penso anche ai pericoli di un brusco contatto fra la mia gente e coloro che dovranno lavorare in questa impresa. Il più banale incidente potrebbe avere gravi conseguenze. Ho sentito dire che i vostri Benamer sono d'umore piuttosto battagliero. Gli operai tremano all'idea di andare a lavorare nella zona dove essi vivono. Sono dei guerrieri nati. Battersi per loro è una festa. Per questo, Sheiko, mia cugina chiede che i tuoi beduini, o soltanto per il periodo dei lavori, ben inteso, depongano le armi. Non mi perdonerei mai se scorresse del sangue per colpa mia. Quando vedranno sotto questa firma il suggello dello Sheiko, non esiteranno. Rashid è il loro idolo. È proprio questo che mi fa esitare. Ma le armi verranno restituite appena finito. Yusuf stesso si incaricherà della loro custodia. Yusuf è un arabo come te. Chi meglio di lui potrebbe adempiere a questa missione? Ne rispondo personalmente. Potreste credere che in quanto vi chiedo si celi un inganno? Quel giorno il mondo finirebbe per me. Ecco. Ecco, Sheikh. Mostrando questa non avrai difficoltà a farti obbedire. La sua parola è legge. Sarà quindi la nostra legge. Per il resto tu sai come comportarti, eh? Non ho bisogno di sprecare parole con te. Mi dispiacerebbe molto se dovesse scoppiare qualche incidente. Cosa faresti in tal caso? Quello che anche il viceré approverebbe. Farei rispettare il contratto e manterrei l'ordine a qualunque costo. C'è più polvere nel carico che porto con me che acqua nel Nilo. Bene, Yusuf. In sella. Gallo! Oh, buongiorno. I miei complimenti, mio caro Ibrahim. Bravo, bravo. Vi confesso che avevo dei dubbi sulla riuscita della impresa.
E invece, come avete visto, ho saputo mantenere la promessa. Bon, bon. E ora vi sarò oltremodo grato se vorrete mantenere la vostra. Oh, quanto vi ho dato deve bastare fino all'inizio dei lavori. I Benamè potrebbero non ubbidire all'ordine dello sceicco. Ma questo non è possibile. E allora, pazienza. Vi darò altro denaro non appena avrò la certezza della consegna delle armi. Pazienza, pazienza. Au revoir, mon ami. Sbrigatevi, tutte le armi, intesi, tutte. Finalmente stiamo per finire. Coraggio, Mohamed, consegna la tua spada. Andini. Che allami fulmini, mi sento nudo come un verme senza il mio fucile. Rashid sa quello che fa. Lo so anch'io, ci riduce una tribù di femminucce. Se non avessi visto il suggello di Rashid con i miei occhi, se Said non fosse qui non ci crederei. Che allacci protetti. Riporta i doni a Yusuf, digli che la madre di Rashid non approva il patto che suo figlio ha stretto con lei, l'Anum. Oh, Said, come ha potuto far disarmare la sua gente? Ma signora, lo sceicco ha agito a fin di bene. Quando i lavori saranno finiti e i pozzi scavati, non riavremo soltanto le armi, ma anche la terra resa fertile. Oh, che Allah ti ascolti. Ma vai e di a mio figlio che io non sono tranquilla. Non ho mai visto nulla di più maestoso di queste piramidi. Migliaia di uomini morirono per costruirle. Fanno quasi paura. Ma che cosa sono in confronto al deserto? Piccoli mucchi di pietre e nient'altro. Vieni. Quello è il mio paese, Leila, guardalo. È senza fine, come il mio amore per te. E come il mio per te. Mademoiselle Leila! Mademoiselle Leila! Aspettatemi! Aiutatemi! Oh, vi supplico, Monsieur Said, fatemi scendere. Ho il mal di mare e sento che morirò se resto su questa nave del deserto. Oh, oh, mon Dieu, la nave affonda. Aiuto, aiuto. Oh, non mi lasciate, Monsieur Said, sento che sto per svenire. Non mi lasciate. No, non chiedo di meglio, mia signora. Io non ti lascerò più se tu lo vorrai. Allora l'Egitto è il più bel paese del mondo. Oh. Voi credete che una donna nata e cresciuta in Europa con altre abitudini, altre idee, potrebbe essere felice sposando un arabo? Oh, ne sono sicura, sono così contenta che tu mi parli di questo. Oh, come siete buona, mademoiselle. Oh, vedete, mi sento commossa. Forse vi sembrerà strano che la vostra vecchia nutrice vi parli perché, così. Perché, Flori, se tu non me ne avessi parlato l'avrei detto io stessa. Quando ve ne siete accorta? Oh, dal primo momento che l'ho vista. Oh, è stato proprio un coup de foudre. Credevo non fosse possibile. E invece può essere. Ci sposeremo presto, sai? Come? Ma, Flori, non capisco di che cosa stavi parlando. Del mio fidanzamento con Said. Oggi mi ha chiesto di diventare sua moglie. È la prima volta che me lo chiedono, ve lo giuro. Su, su, Flori, non piangere, non c'è niente di male. Ne sono tanto contenta. E anche Rashid lo sarà, ne sono sicura. Ma allora a voi? Sì. Era di lui che... Oh, mademoiselle, è una cosa meravigliosa. Poco fa è giunto uno dei tuoi uomini, Sheikh. Chi è? Non so, tua madre l'ha inviato qui dal campo. Tu, Mohamed, che succede? Una disgrazia? Siamo stati traditi. Tua madre aveva ragione di diffidare. Che dici? Tradimento, Rashid. La pace è durata solo 2 o 3 giorni dopo che i Benamer sono stati disarmati. Or ladri maledetti! Si sono rifiutati di pagarci il bestiame che abbiamo fornito ai loro operai e hanno razziato gli armenti. Oh, Rashid, che hai fatto? I beduini maledicono il tuo nome. La disperazione e il terrore sono nei loro cuori. Violenza, saccheggi, soprusi, nulla ci risparmiato. Le mandrie vengono cacciate, disperse dalla soldataglia di quei banditi. Tutti quelli che possono cercano scampo nella fuga. Le cabile sono disperse come la sabbia dal vento nel deserto. Le donne rapite e violentate senza pietà. E se qualcuno, fosse anche un vecchio inerme, tenta di far resistenza, viene ucciso come un cane rognoso. Mia madre ha lasciato la cabila e si è rifugiata al castello. Ha sofferto molto, poveretta. Selim! Abdul!
Le mie pistole, il mio cavallo, presto! Presto, il mio cavallo! Cosa vuoi fare, padrone? Vieni con me! Said, tu resta qui ad aspettarmi! Stai in guardia! Sì, padrone! Mademoiselle! Mademoiselle, correte! Correte presto, mademoiselle! Ma che succede? È arrivato Monsieur Rashid, sembra impazzito, fa paura! Dammi la vestaglia! Presto! No, non è vero! Non è possibile! Sei stato tu la causa di tutto! Tu e quel cane di Yusuf! Nega se lo puoi, traditore! Lasciami, Rashid! Lasciami! Io non so nulla, te lo giuro! Non ho fatto che seguire degli ordini! Ordini di chi? Rashid! Rashid! Cosa è successo? E hai il coraggio di chiedermelo? Ti sei burlata di me. Era tutto un trucco, uno sporco, un ignobile trucco. Cosa dici? Sei impazzito? No, ma ora vedo chiaro. Ora capisco tutto. Complimenti. L'ultima femmina del mercato potrebbe prendere lezioni da te. Basta, buttatelo fuori! No! Rashid! Attenti a voi! Finitelo, vigliacchi! Non temere, signora. Non sporcherò di sangue la tua casa. Esci di qui, vattene! Tu sei la padrona qui. Tu sola puoi dare ordini. Non puoi immaginare come sia desolato per quanto è successo. È stata colpa mia. Avrei dovuto prevederlo e risparmiarti questa umiliazione. È inutile. Un beduino sarà sempre soltanto un selvaggio. Vi prego, Monsieur Ibrahim, vi pare il momento di... Sì, avete ragione. Scusami, Leila. Mi sono molto grata per quello che avete fatto. Ma ora lasciatemi. Vi prego. Povero Petit. È finita, non lo rivedrò mai più. Sai, tu va al castello. Quando sarà il momento ti farò chiamare. Ma padrone, io... Va, ubbidisci. Benvenuto, sceicco. E Allah ti protegga. Quale traditore pagherai per... Lasciami, rinnegato! Assassino! Allarmi! Uccida Gesù! Allarmi! Andati! Allarmi! Uccida Gesù! Prendetelo! 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 Fermatelo, vigliacchi! Prendetelo! Allah! Thank you.
al campo. Questa pazza non ci darà più noia. Via! Ha voluto fare l'eroe, quell'imbecille, e ci ha reso veramente un grandissimo favore. Ora non dobbiamo più aver riguardi per nessuno. Oui, oui, oui. Però non so quale reazione potrà avere vostra cugina quando saprà che l'uomo amato è stato ucciso dal vostro Yusuf. Ma non è necessario che mia cugina sappia esattamente come sono andate le cose. Lo sceicco torna fra la sua gente e trova che le notizie portate lì dal campo sono false. Allora minaccia di punire i diffamatori. Questi li si scagliano contro. Rashid cerca scampo nella fuga, precipita e muore ucciso dalla sua stessa gente. Oh. Come vedete è semplicissimo. Ritocchi. Piccoli ritocchi. Ah, avete l'anima di un romanziere, Ibrahim. Buona, Sherry, buona. No, no, Rashid. Calmatevi, Rashid. Calmatevi su. Seguito ai dolorosi incidenti, ogni e qualsiasi concessione precedente è dichiarata nulla. Di conseguenza la popolazione nomade dovrà evacuare entro 24 ore questo territorio. Chiunque verrà trovato nel raggio di 5 miglia dal cantiere verrà considerato come ribelle e trattato in conseguenza. Ma dove andremo? Questo è stato... Maledetto! Sparviero è qui per difendervi. La gente dei Beni Emer non deve temermi. Lo Sparviero vi proteggerà. Lo Sparviero. Ma chi può essere questo bandito? Cosa avete da guardarmi così? Due dei nostri sono stati uccisi, ma cosa avete nelle vene, sangue o acqua sporca? Chi poteva aspettarsi una cosa simile? Non c'è più un'arma in tutto quanto il territorio. Né un'oncia di polvere da sparo. Ah sì, e allora sarà stata la folgore a fulminare quei due, così vi incenerisse. Ma perché vi pago? Se entro stasera non mi portate quel cialtrone, vi farò vedere chi sono io. Le conosco queste bravate, ora i Beni Emer ne faranno un idolo. Bisogna agire subito e far sentire a tutti che siamo noi i più forti, a costo di mettere a ferro e fuoco tutte le cabile. Avete capito? A ferro e fuoco! Bilancio, in fede mia. Uomini uccisi, rifornimenti intercettati, danni incalcolabili. Oh, confortanti notizie vi portano i vostri piccioni, Ibrahim. Ma Yusuf afferma che ne verrà a capo. Ho messo 20.000 piastre di taglia sullo Sparviero, vivo o morto. Questo denaro lo pagherete voi, e presto, mi auguro. Io non cavo più fuori un soldo. Ma non è giusto. I nostri accordi... Ok, i nostri accordi, i nostri accordi. Ma fatemi il piacere e smettetela. Mi avevate promesso un lavoro sul velluto e invece ho trovato l'inferno. Io non sono l'uomo da sovvenzionare delle imprese pericolose. O voi trovate la maniera di sopprimere questo brigante, questo Sparviero, o io sospendo i pagamenti. State zitto! Scusate, Ibrahim, credevo foste solo. Prego. Tu conosci... Certo. Oh, mes hommages, mademoiselle. Sono felice di trovarvi ristabilita. Grazie. Io parto, Ibrahim. Vuoi tornare in Europa, cugina? Ottima idea! Alla vostra età le distrazioni giovano sempre. No, non tornerò in Francia. Andrò invece a visitare i lavori del cantiere. Tu? Oh, ma sono in pieno deserto, mademoiselle. Laggiù succedono delle cose che non mi spiego. Abbiamo cercato di fare del bene a quella gente e invece li abbiamo spinti alla disperazione. Ma non drammatizzare, cugina, non c'è nulla di grave. Tutte esagerazioni. Anche lo Sparviero? Un personaggio fantastico. Mais oui, semplice immaginazione di gente primitiva. Anche i morti sono sogni, allora. Ça me regarde pas, ma ritengo questo viaggio molto pericoloso. E io mi sento responsabile della tua sicurezza e mi oppongo con tutte le forze a che... Vi prego, Ibrahim, vogliate dare ordini per la mia partenza domani mattina stessa. Arrivederci. Ma avete sentito? Non sono sordo. Questa ragazza ha un grande temperamento. Suo nonno, tutta suo nonno. Ma vi rendete conto che si arriva al cantiere e io sono rovinato? Oh,
naturalmente, mio caro amico. Non vorrei essere nei vostri panni. Ah, ma neanche voi vi trovereste su un letto di rose, eh? Se vorrei. E allora, che schenuffeso? Una di queste bestiole può raggiungere Yusuf con un notevole vantaggio sulla carovana della mia troppo energica cuginetta. Bon. Messaggio per te, Yusuf. E aspetti, levati di tonno. Amber, vieni qua. Comanda, capo. Hai mai visto tu lo sparviero? Come no, ma sempre da lontano. Ah, scappando succede. Sapresti dirmi come va vestito? Stanca, signora? No, Abdul. Abbiamo ancora molto cammino da fare. Quando il sole scenderà, saremo in vista del cantiere. Sul capo del mio padrone. Vieni con noi, qui c'è ancora pericolo per te. Ma dove volete condurmi? In un luogo sicuro dove potrai passare la notte. Domani qualcuno ti scorterà al campo della tua gente. Andiamo. La mia padrona, signora. Signora, non so dove mi trovo e a chi devo. Chiunque chieda asilo è sempre al sicuro fra queste mura, anche se nemico mio e della mia gente. Tu vieni qui accompagnata da un uomo al quale il mio popolo deve molto, tanto più che io ho la colpa di aver dato la vita a colui che non seppe essere degno del suo nome e della sua missione di capo. Allora, voi siete... Sì, sono Selma, la madre di Rashid. Non voglio sapere le cause che lo spinsero a... So soltanto che ha distrutto la pace della sua gente e che questa lo ha maledetto. È il mio più grande dolore. Vostro figlio mi amava ed io lo amo ancora. Sono Leila,
L'ho compreso appena ti ho vista. Tu pensi che io debba odiarti, ma so anche che hai tanto sofferto. Dovremmo dirci molte cose. Ora però sarai stanca. Entra. Figlia mia, sia benedetto chi ha fatto sì che ci incontrassimo. Ora la memoria del mio ragazzo è pura come il diamante. Ma la sua morte chiede vendetta. Non vendetta, giustizia. Sì, madre, giustizia. Il nome dello sceicco Rashid tornerà ad essere per la sua gente simbolo di lealtà e onore, ma per coloro che lo hanno tradito e ucciso la giustizia sarà implacabile. Il tuo cavallo è pronto, signora, se vuoi partire. Non andare al cantiere, figlia. Sai cosa ti attende laggiù? Non andrò al cantiere, ma al Cairo, dal viceré. La tua gente riavrà le sue terre e la sua pace. Te lo prometto. Che Allah ti protegga. Aprite! Yusuf! Signora, sono molto lieto di rivederti. Se tu sapessi come sono stato in ansia per te, appena ho saputo dell'aggressione... Credo che tu l'abbia saputo prima ancora che venisse. Mi duole, signora, va. Mi duole che tu presti fede alle infamie di un bandito da strada e alle frottole di una vecchia pazza. Qualcun altro le ascolterà oltre me. Dove vorresti andare? Non ti devo spiegazione di sorta. Lasciami passare. Non obbligarmi ad usare la forza. Domani al più tardi tuo cugino Ibrahim sarà qui. Lui solo potrà decidere. Devo considerarmi prigioniera? Oh, no, signora. Un ospite. In questa casa siamo tutti ospiti della nobile Selma. Non permetterei mai che qualcuno osasse recare offesa a te o a lei. Per questo i miei uomini vigileranno su di voi giorno e notte. Conosceremo la nostra sorte. Che Allah ci protegga. Vado a parlargli, non temere. Certo, cara cugina, che ci troviamo di fronte a un insieme di circostanze spiacevoli, soprattutto per te. Purtroppo è la più spiacevole di tutte dover sopportare la vostra presenza. Non ho mai incontrato un individuo più spregevole di voi. Tendi a drammatizzare, come al solito. E questo ti viene, credo, dalla tua educazione francese. Prendi le cose troppo al tragico. Siete un criminale assassino. Non c'è nulla ormai che io non conosca dei vostri sporchi imbrogli. È proprio questo che mi preoccupa. Lo credo bene. Dovreste farmi uccidere per impedirmi di parlare. Perché non lo fate? Una volta il tentativo è fallito, ma ora sono nelle vostre mani. Esatto.
Al Cairo ormai tutti sanno che sono partito per venire in tuo soccorso, ma ignorano però se sono arrivato in tempo o no. Miserabile. Pensa se fossi arrivato qui e fra le rovine fumanti di questa vecchia bicocca non avessi trovato che il tuo cadavere insieme a quello delle altre infelici vittime dello Sparviero. Non credevo si potesse essere così infami. Solo il pensiero mi fa orrore. Perciò ti prego di non costringermi a farlo. Non per me, ma per quella infelice che mi ha accolto nella sua casa. Ditemi le vostre condizioni. Ah, questo si chiama parlare. Le soluzioni pacifiche sono sempre quelle che ho preferito. Ascolta, se io ti lasciassi libera, chi mi garantirebbe che non parleresti? La mia parola. Oh, certo, non oserei metterla in dubbio. Ma vedi, è un rischio troppo grosso. E io ho bisogno di qualcosa di più sicuro. Cioè? Secondo la legge, l'unica persona che non può testimoniare contro un uomo è sua moglie. Voi vorreste... Ancora tragedie. Ma mi accorgo che pensi soltanto a te. Tu dimentichi che così condanni anche quella povera vecchia. Pegliacco! Vada, Leila. È l'unica possibilità che hai per salvare la madre di Rashid. È sul tuo capo che ricadrà la sua morte. Ma su, andiamo. Sii ragionevole. Andremo d'accordo noi due, credimi. Lasciatemi, vi supplico. Ah, ti capisco. È stata una grande emozione, certo. Ma puoi riflettere ancora, se vuoi. E sono sicuro che non mi dirai di no. Come è andata? Come doveva andare? Leila è una ragazza ragionevole e non ha resistito alla mia dichiarazione. Posso rallegrarmi con lo sposo felice? Sono certo che la formula della comunione dei beni sarà la prima clausola del contratto di nozze. Anche da quel lato sono tranquillo. Ora bisogna che questo matrimonio si faccia il più presto possibile. Domani stesso, se vuoi. Il tempo di acchiappare il primo ulema che trovo e condurlo qui. Ma non basta. Voglio che siano presenti tutti i capi delle cabine dei Benemer. Voglio che le mie nozze siano un gran giorno per tutti. Ho capito. Tregua e pacificazione. Esatto. Il padrone sono io ormai. E posso anche mostrarmi generoso. Vai allora e fai presto. Al castello, per la festa. Che altro da fare al castello che ricevere mendicanti oggi? Io sono pastore, signore, il mio compagno non è un mendicante. E chi è? E non lo riconosci? Guarda, guarda. No, non è possibile. È Rashid, lo sceicco Rashid. Sì, è proprio lui. L'ho trovato gravemente ferito. È stato un mese fra la vita e la morte. E ora non ricorda più nulla. Lo riporto al castello da sua madre. Va bene, lascialo. Lo portiamo noi. No, signore, no. Non riconosce nessuno, solo me. E mi segue come un bambino. Cammina, ragione! Avresti dovuto. Io sono una povera vecchia, sola e triste, che mi importa di vivere ormai. Avrei raggiunto il mio figliolo. No, non parlatemi così, madre mia. Come avrei potuto sopportare che quell'infame mi facesse del male? Non sapete di cosa sia capace, non lo conoscete. Io conosco te e benedico il giorno in cui ti ho vista. Fui pazza pensare che Rashid potesse amare una donna che non fosse degna di lui. Il cielo vede il tuo sacrificio e avrà pietà di te. Leila, abbi fede. Il tuo dolore non andrà perduto. Portatelo qui! Mi sembra impossibile. Che cosa ne facciamo? Potrebbe servirci. Se è veramente idiota. Perché? Ne dubiti? Non si sa mai. Il beduino è 3 volte più furbo di una scimmia. Avanti!
Solo Rashid! Perché non mandi a chiamare tua cugina? Già. Chiama. Avanti, Leila. Cosa volete da me? Mia cara cugina, ho una bella sorpresa per te. Guarda. Ah! Non è possibile! Non è possibile! Quanto devi aver sofferto, ma ora che sai la verità, non mi odi più, vero? Rashid! Rashid! No! Ma cosa gli avete fatto, assassini? Calma, cugina, calma, nessuno gli ha fatto nulla. L'ha portato qui un pastore pochi minuti fa. Bisogna avvertire sua madre, povera donna. Sì, ma è meglio che tu non sia presente all'incontro. Sarebbe troppo straziante. Yusuf, riaccompagna mia cugina. Poi conduci giù Selma. Ti piace? Tienla pure. Andiamo. Guardami, guardami, non mi riconosci, sono tua madre. Eppure non riesco a convincere. Ora avremo la prova decisiva. Su, legatela. No, 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 lasciatemi, lasciatemi. No, aiuto, aiuto. No, no, non davanti a lui. Portatela via, portatevi almeno mio figlio. No, no, lasciatemi, lasciatemi. No. Vengono a rendermi omaggio. È la mia più gran giornata, Yusuf. Il più forte finisce col vincere. E Rashid? A che punto siamo con Rashid? Tutto fatto. L'abbiamo rimesso a nuovo.
Così i Beniamerri avranno il loro sceicco. Mi par già di vedere la faccia che faranno quando apparirà nel salone. Ma fino allora acqua in bocca, che nessuno sappia niente. E allora, padrona, il tuo sposo ti attende. Sei splendido, sceicco. I tuoi capi saranno fieri di te, anche la tua gente. Appena sentirai il gong, conducilo nel vestibolo. Questo è giorno di festa per tutti, Leila. Con oggi la pace ritorna in questi territori. Lo sceicco è vivo! Rashid è vivo! Inshallah! Seguitemi! Rashid è vivo! Con la vostra presenza alle mie nozze, nobili capi, voi mostrate di aver compreso che la via della pace può essere solo la via dell'obbedienza e della fedeltà. E ora ascoltatemi bene, valorosi capi di tutte le kabile del deserto. Il vostro sceicco, il vostro Rashid, sta per esservi restituito. Sì, Rashid non è morto. La mia pietà lo ha raccolto per restituirlo alla sua gente. Ma egli è stato punito per il male che ha fatto. Allah ha duramente colpito colui che tradì il suo popolo. Perciò io vi dico, siate indulgenti con lui. Capi dei Benemer, guardate, ecco il vostro sceicco. Lo sparviero! Lo sparviero! Rashid! Rashid! Raccomandati al demonio Ibrahim, l'ora della giustizia è scoccata! A me! Così arriveremo troppo tardi. Se non è già troppo tardi.
Difendermi, sono disarmato! Hai ragione, uccidere un uomo inerme da vigliacchi, tu puoi farlo, io no. Coraggio, raccoglila. A me basta questa, non la riconosci? Eppure l'hai adoperata per frustare una povera vecchia, per frustare mia madre. Raccoglila!